Quello che state vedendo è uno dei seed più rari di Minecraft. Questo seed è molto speciale perché il tutto si svolge allo spawn. Infatti, scavando sotto i tuoi piedi è possibile trovare proprio una fortezza dell'Endward. Inoltre, cercando bene, ci sono dei villagers con dei trade speciali che possono aiutarti a vincere Minecraft senza muoverti dallo spawn. Ed eccoci qui! Questo è uno dei seed più rari di Minecraft ed è proprio in questo seed che si può completare Minecraft senza muoversi dallo spawn. Questo qua è un intero chunk, il chunk dello spawn, e tu praticamente in questo chunk puoi completare tutto Minecraft nella 1.7.10. Questa skin è pre-1.8, quindi non c'ha le estrusioni 3D. Sembra un cavolo di cowboy con la giacchetta. Che schifo, aiuto. E vabbè, dobbiamo accontentarci perché l'unico modo è farlo nella 1.7.10, dove tra l'altro c'è questo villico che ha le Eye Offender. Nella 1.7.10 potevi prenderti gli occhi dell'Ender attraverso gli smeraldi. Bei tempi, quei tempi. Iniziamo subito allora a prepararci perché voglio vincere Minecraft in fretta. Allora, questo è fuori dalla zona, ma l'ho lasciato perché normalmente potresti prenderlo sempre stando fuori. Quindi io posso spaccare cose fuori dalla zona. L'importante è che io non vada fuori dalla zona, ok? Finché sono dentro il chunk io posso farcela. Ecco, quindi ci prendiamo un po' di legna che ci aiuterà adesso all'inizio per le cose che voglio fare, tipo una crafting table, dei vari oggetti. Magari riusciamo anche a farci un sapling. In questo modo potremo piantare altri alberi. Eccone qua, già ne abbiamo uno, che fortuna. Ok, ben tre ne abbiamo presi. Li piantiamo qui attorno. Ok, poi se avrò degli scheletri ben venga. Ok, adesso andiamo a farci subito un crafting table, così siamo felici e contenti. E con questo crafting table magari ci facciamo intanto un piccone. E non spreco altro perché voglio farmi un po' di roccia attraverso il pozzo. Quindi andiamo qua e prendiamo un po' di cobblestone, così possiamo già farci spade e picconi di pietra, così andiamo avanti già più spediti. Baraben, come mi piace dire. Ok, abbiamo già un piccone di pietra. Con questo andiamo avanti più spediti. Ora dobbiamo fare una caverna. Io direi di scavare praticamente qui, fare una specie di buco e iniziamo già a scavare per la caverna. Solo che ho paura che i villici poi si buttino dentro, quindi farò delle fence magari appena posso. E in teoria qui sotto c'è una fortezza del End, no? Quindi potremo arrivare all'Ender Dragon se riusciamo a fabbricarci tutto il fabbricabile. Che eccitato che sono del ferro. Ho trovato del ferro. Cioè in questo gioco. Oh no, ho scavato sul pozzo. Ma è scemo. Ok, devo stare attento perché qua c'era il pozzo, mannaggia. Oh, guardate dove sono. Ecco, mi servirebbe tantissimo del carbone, ma sono troppo buono e non me lo danno. Ok, allora possiamo usare questa cosa per farci luce naturale nella caverna. Guarda che bello così. Normalmente non ci sarebbe questo chunk aperto, ovviamente, quando voi prendete il seed. Si può uscire anche da questa parte, bene. Eccolo qua il carbone, l'ho trovato, siamo fortunati, vedete? Sto usando un po' i trucchi, ma va bene lo stesso. Finché non esco dal chunk, io non sto cintando, io non sto facendo niente di male. Oh, bel carbone, vieni qua. Non so quanto ce ne sia, quindi dobbiamo veramente essere molto parsimoniosi con i materiali. Ecco qua, già meglio. Ecco, mi si è rotto finalmente il piccone. Adesso andiamo a farcene uno magari un po' più potente. Con il legno rimasto vado subito a farmi una spada, dato che è notte. Bella questa spada. Bella. Scusate, non so cosa mi sta accadendo. Ecco, ecco, spada, tac, e piccone, tac. E quasi quasi io mi farei anche una zappa. Che ne dite? Tac! E quasi quasi anche una pala! Mega tac! E quasi quasi anche una torcia! Iper uber tac! Salve! Allora, normalmente questo clerico non spawna qui. No! Oh! Ah, ok, meno male. Pensavo che avessi cambiato trade. Normalmente il clerico non spawna qui. L'unico modo per spawnarlo è far figliare, perché normalmente dopo passano nel chunk. Gli altri villager arrivano in questo chunk, li chiudete dentro la casa e li fate figliare. Infatti una tecnica per farli figliare è fare tantissime porte. Non so perché i villager piacciono le porte. Cioè ci sono persone a cui piacciono letteralmente i piedi. Qui su Instagram ormai non capisco una cosa, mi scrivete sempre bei piedi. Ci sono tutti questo messaggio per i piedi. Ma ragazzi, ma cos'è sta cosa? Fatevi una vita, che poi tra l'altro non li avete mai visti i miei piedi. Non potete neanche sapere se sono belli. Ovviamente lo sono. Ok, dai. Creiamo un po' di porte, va.
E piacciono tanto. Guarda quante ne ho create, villagers. È tempo della vostra cosa preferita. Guarda qua, 1, 2, 3, 4, 5. Questa sprona. Questa sprona, ragazzi, questa sprona. Bene, dai. Vediamo, dobbiamo trovare uno. Ok, per la carne mi dà uno smeraldo questo. Ma non ce n'è un altro? Questo per paper mi dà uno smeraldo. E questo non va bene. Quindi mi sa che devo fare accoppiare le mucche per prendermi smeraldi. Oppure aspettare che esca un nuovo villager a suon di mettere porte che mi dia il trading giusto. Perché spero che figlino. Altrimenti se la casa è troppo piccola devo allargarla. Oh cavolo, vabbè. Una cosa alla volta. Poi io devo anche nutrirmi, mi ero dimenticato di questa cosa essenziale. Ok, allora prendiamo le carote con la zappa che sono nate per fortuna, così possiamo mangiare un po'. Ecco, ora che ho anche il carbone vado a farmi una fornace, così possiamo cuocere il ferro. Dobbiamo anche già prepararci contro l'Ender Dragon, farci armi forti. E voi figliate, mi raccomando. Finalmente posso mettere le torce in caverna. Tanto cerchiamo di raggiungere la fortezza, perché quella è importante. Se raggiungiamo la fortezza e vediamo la sua location, già siamo metà del game avanti. Vediamo quanto manca. Ok, manca poco. Qua sotto c'è qualcosa. Ok, sì, la fortezza l'ho trovata. La fortezza l'ho trovata. Creiamoci altre torce, già che ci siamo. Eccolo qua. No! Potrei guarirlo questo con una mela d'oro. Potrebbe darmi un villager. Ragazzi, questo dobbiamo tenerlo. Questo dobbiamo dargli la mela d'oro se riesco. Se trovo dell'oro, gli do la mela d'oro. Così abbiamo un altro villico per i trade. Ok, l'ho intrappolato, che fortuna. Cavolo, non so se sparisce. Il problema, non credo, perché non cambiamo chunk, quindi non dovrebbe sparire. Se stiamo sempre qua, ce lo terremo come... Il portale! Benissimo, vedete? Cioè, questo è l'unico seed che ha un portale proprio sotto lo spawn. Cioè, che fortuna devi avere per avere un portale proprio sotto lo spawn. Questo è lo spawn. E potrei anche farmarmi silverfish per farmi exp. Ma guarda quanta roba. Quindi vedete, adesso potrei vedere, esplorare un po' la fortezza nel caso. È un po' problematico. Fatto... Ma... C'è un problema con lo spawn e spawna maiali. Mi sa che quando ho fatto il cambio di versioni per fare la cinematica... Si è buggato lo spawner e è uscito un maiale. Vabbè, dai. Facciamo finta che siano silverfish. Normalmente voi se partite dovreste trovare dei silverfish. Cavolo, vorrei tanto andar lì. Non posso. È la regola. È la rulez. Ci servono 9 ender eye. Non è tanto, ragazzi. Non è tanto. È fattibile. È fattibile se gli trado la carne e gli smeraldi e queste cose qui. Quindi devo assolutamente trovare delle ossa. Quindi credo che dobbiamo creare uno spawner di scheletri adesso. Mi metto qua e inizio a scavare una specie di pianerottolo in modo che ne spawnino. Perché credo non abbiano abbastanza spazio ora per spawnare. Quindi devo aprire un po' in modo che spawnino gli scheletri. Devo creare uno spawner di mostri. 1 hour later. Sono cresciuti gli alberi. Bene, bene, bene. La nostra farm... Se solo ci fosse un villager che compra alberi, sarebbe fatta. Spacchiamo anche un po' qua, che tanto mi danno i semini. Quindi why not? Datemi i semini. Ecco, grazie. Semini, grazie. Semini. Bene, i miei piccoli bambini. I miei piccoli semini. Ho paura che poi gli animali vadano e mi calpestino le robe. Questa cosa non va affatto bene. Quindi per sicurezza io li chiuderei in una gabbietta. No, vai. Vai. Bene. 2 dentro. Non mi scappa. Anche l'altra. No, no, no. Danna. Vabbè. Sei comunque dentro da qualche parte. Vabbè, dai. Sapete cosa? Secondo me non stanno figliando perché la casa è troppo piccola. Ho messo le porte lì sopra perché davano un po' ingombranza qui. Periodo d'aria! Ora d'aria! Boing, 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 boing! Ora d'aria! Vi allungo la casa. Devo proprio rimodernare tutto qua. Chiusi! Bene. Ora in teoria posso spaccare qua. Così voi potete finalmente uscire e muovervi. Però...
Scherzetto, da qui comunque non uscite. Ok, bene, benissimo, benissimo. Ora dobbiamo fare un sacco di porte. Cioè, quello è proprio l'obiettivo maestro. Farne proprio tante. Quindi qua io andrei anche sopra e distruggerei completamente quest'albero in modo di avere tutta la legna per fare tantissime porte. Perché il trade, i trade, mi servono i trade. E il grano, così faccio più mucche, faccio figliare le mucche. Ok, vediamo se gli do del grano. Vai tu e tu. Dai, figliate. Se... se, ma vieni, ma vieni, ma vieni, ma vieni. Così si fa. Torniamo dentro la caverna, che forse ho creato una specie di spawner. Vediamo se arrivano gli scheletri qui sotto. Sì, sento bellissimi rumori. Eccoli qua, eccoli qua. Bene, il mio spawner ha funzionato. Oh cavolo, sono un bel po', sono un bel po', sono un bel po'. Sono un bel po', dai. Dai, signori zombie, signori zombie, signori scheletri. Bene, bene. Sono quasi morto. Ma sono un hardcore player e non morirò quest'oggi. Bene, non mi hanno dato bone meal però. Anzi, mi hanno dato ossa che dà bone meal. Non so perché cos'ho nella testa. Pensavo che mi droppassero la bone meal così a caso. E noi che facciamo? Andiamo subito dalle piante e sbarabam così. Anche qua, quelli che stanno crescendo. Ok, due colpi, guarda quanti. Ora ci mettiamo qua e prendiamo tutto il grano e tutti i semi, pian pianino. Ok, ok, ragazzi, ce la possiamo fare. Possiamo anche ampliare il campo tra poco, quando non avremo più spazio. Ecco qua, facciamo delle ladder da questa parte così posso andare sul tetto più velocemente. Creati gli shortcut. E più porte! Non bastano! Le porte non bastano, Sire! Abbiamo bisogno di più porte, guarda quante. Ok. Villager, vi costringo. Siete al sicuro, guarda qua. Ci sono gli alberghi a 5 stelle e ci sono gli hotel a 10 porte. Cosa vale di più? Un hotel a 10 porte a casa mia. E ricordatevi di ripagarmi, altrimenti vi stacco il naso a morsi. Ok, dai. Cioè, sono troppe porte. Questo dovrebbe mandarli in fibrillazione, in visibilio. In compenso altro grano per voi. Uno e una due. Vai. Pigliate. In compenso qua sono spawnati altri mostri. No, no, una le streghe no. Le streghe no. Tutto ma non le streghe. Vi odio. Ma che fortuna c'ho. Ma che fortuna c'ho. Ma che fortuna c'ho. Vi odio. Vi odio. Vi odio. Fate schifo. Fate. Fate schifo. Devo essere veloce. Ok, non c'è più nessuno. Che sedere, non sono spawnati. Mi hanno visto morire, hanno detto oh, morto. Mi hanno preso paura. Allora ho scoperto una cosa. Forse perché i villagers non fanno ancora figli. Perché queste non sono considerate delle case finché io non ci metto un blocco di cobblestone sopra. L'avevo già fatto nella prima stagione dell'hardcore, mi sembra. E se non erro si fa così. Cioè si mettono davanti alle porte i blocchi di cobblestone e loro credono che siano delle case. Facendo così nella 1.7, nelle nuove versioni non dovrebbe funzionare. Ma in questa versione, che è anche la versione del seed, perché questo seed se lo provate in una versione avanzata non lo trovate. Questo seed è solo per la 1.7, anche per la 1.8 mi pare che c'è. Ma per la 1.7 avete no, i villager che vi dà le perle, altrimenti credo sia impossibile. Credo che veramente in altre versioni di Minecraft non so se sia effettivamente possibile. Comunque se tutto va bene, ora spero che non servano dei vetri alla casa o comunque che debba essere giorno o ci debba essere della luce. Ho sentito, stanno figliando. Sì, è nato un altro clerico. Dai, però inutile perché ne avevo già uno. Comunque vedete, potete in questo modo, se non ne avete uno, spawnarlo con questa tattica nella 1.7. Abbiamo fatto la farm. Ora mi serve solo della dannata bomb meal. E per questo che devo uccidere i cosi di sotto. È tutto un via via. Un magna magna, uno spacca spacca. Anzi, dovrò farmi anche un'armatura tra poco. Quindi prendiamo ancora più ferro. Ok, sento dei bei rumorini. Ah, ok, un ragno e uno scheletro. Venite qua. Vieni qua, vieni qua. Bello de mamma. Devo trovare un modo. Secondo me un altro modo, ecco, è qua. Aprire un piccolo varco. Bene, uno morto, dai, gli altri li attacco a Banzai! Banzai! Oh, altre due ossa! Ci sono altri scheletri? Oh, eccolo qua, eccolo qua!
Bene. Ok, dai, altro bone meal. Ben 12 bone meal. Questa è tanta roba. Sia per aumentare la farm di mucche, che però mi sa che non sarà più utile ora che ho messo la roba dei villager. Ci daranno dei buoni trade, magari con il grano, e sarà meglio vendergli il grano. Andremo molto più veloci se vendiamo il grano, invece che vendergli carne, che sono tipo 15 pezzi di carne ed è hard ogni volta aspettare che la mucca cresca e ti dia la carne. No! È uscito! Possono uscire! Stai buono. Stai qua. Ok. Credo che sia giunto il momento di farci anche un po' di roba in ferro. Voi che dite? Almeno una spada. Una spada in ferro obbligatorissima. Baie. Ok. Potremmo anche farci un acciarino. È molto utile anche questo per combattere i nemici. Ok. Questa non la sprechiamo, anzi. Bene. Se trovo altro ferro, ce l'ho, altro ferro, ok. Questo qua lo mettiamo a cucinare, così magari ci facciamo un'armatura. Dovremmo almeno andare full iron dall'Ender Dragon, se vogliamo sopravvivere un po'. Adesso controlliamo se ci sono altri nemici. Ok, li sento, ora sono arrivati. Eccolo, eccolo, allora. Allora, salve. Facciamo così, venite, venite un po' tutti. Sulla scala mi sembra un ottimo luogo dove killarli, bene. Bene, 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 bene. Bene. Ne sono altri? No. Ok. Però vedete, mi danno frecce, così abbiamo già delle frecce contro l'Ender Dragon. Ne sento altri io. Eccolo qua. Non l'avevo visto. Benissimo. Allora benissimo. Ecco, abbiamo 14 frecce, 17 bone meal. Ora vediamo anche un po' come stanno i villagers. Adesso secondo me siamo in una buona fase del gioco. Allora. Oh, che sedere! 19! L'abbiamo trovato! È il villico, l'hanno fatto! Allora, hanno fatto un villico per 19 di grano, mi dà uno smeraldo. Questo è un ottimo trade, io ne ho 14. È bello dispendioso, ma se continuiamo ad andare in caverna a prendere bone meal e continuiamo ad ampliare il campo di grano, è fatta. È fatta anche abbastanza velocemente, non è una roba impossibile. Stavo anche pensando, per fare più velocemente, andiamo qui sopra e ci facciamo un ponte di dirt. E così facciamo spawnare un sacco di nemici. Ovviamente sempre senza uscire dal chunk. Però abbiamo un po' di spazio, così di notte c'è una piattaforma dove spawnano scheletri, nemici vari, e posso prendere altra bone meal. Tra l'altro il campo sta andando benissimo. È passato un po' di tempo dall'ultima volta perché sto andando veramente molto veloce. Ora faccio tagli belli grandi che voglio arrivarci in fretta. Non voglio che sto video duri un'ora, perché sta durando 4 ore sto video perlomeno. Oh, ok, non dovrei essere fuori dalla zona, sono dentro. In teoria sono dentro, bene. Di notte dovrebbero spawnare dei mostri qua sopra, se tutto va bene. Non posso andare molto più avanti di così, perché più o meno ho già fatto un tetto dappertutto. Questo dovrebbe anche aiutare a spawnare zombie, forse anche sotto. Non lo so. Non lo so, però c'è un bel po' di grano che ci aspetta, così prenderemo il nostro primo smeraldo ora. Stupido villagers! Mi hai rotto il grano! Scemo! Questo non dà niente. Questo lo killo. Perché esce dalla finestra? Che bambini viziati. Che bambini viziati. Qui sa che se torna gli tiro le sculacce. Tiro le sberlette. Va bene. Va bene, va bene. Ok. Mamma mia, ragazzi. L'ansia, l'ansia sta partita. Continuiamo così. Tentare sempre più grano del solito. È tedioso, ma va fatto. E ci saremo quasi. Oh, è diventato grande anche questo. Uno smeraldo per... Potevi fare il contrario, a parte che non ho i meloni. Sarebbe stato veramente easy con i meloni. 5 meloni, uno smeraldo ed era fatta. 7 smeraldi, guarda che esoso. Ecco a te. Sì, 2 smeraldi. Dai, dobbiamo arrivare altri 5. Altri 5, amico mio. Oh, questo è ciantato. È contento questo, è contento, dai. Ah, mi sta... 3 smeraldi. Ah, ok, più trading faccio, più altri trading mi dà, ok. Però 3 smeraldi, una cesoia, no. Andiamo avanti col pane e tra un po' avremo tutto. Dai, ora spediti, ragazzi. Na, na, na. Na, 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 na. Ah! Ok. 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 Ce la dovrei fare, ce la dovrei fare.
Ok, ok. Allora, possiamo già farci un caschetto. Vai. E adesso con quello a cucinare mi faccio anche un corpetto. Ender Dragon sta arrivando. Quindi vado un attimo a fare il trading veloce. Vediamo se mi dà altri trades. Ecco qua. Allora, facciamo così. 9! Non hai altro per me? Allora, questo qua. Oh, Eye Offender, il nostro primo Eye Offender. Ah, e tutto questo, ragazzi, senza muovermi dallo spawn. Ah, ci vediamo fa un 85 ore, eh. Mannaggia a me. One eternity later. Ragazzi, guardate che ho fatto, il campo va tutto attorno alla base. Sto mettendo gli ultimi bomb meal e faremo un mega raccolto oggi. È pieno di bambini, ormai il villaggio è diventato un luogo felice, ma presto lo abbandonerò perché non ne posso più. Mi stanno facendo venire mal di testa da tutte le ore che sto giocando. Ok, 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 dai. Dai, prendiamo tutto, guarda quanto. Non sprecarne manco uno, signor Gabbino, non sprecarne manco uno. Non sprecarne manco uno, ragazzi. Voi vedete tutto veloce, ma io qua sono le ore sto passando. Che spreco! Ok, e ora ripiantali tutti. Ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Guarda quante ne ho! Yes! Yes! Yes, 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 yes. Ok, quanti smeraldi mi dai? 9, siamo a 9 smeraldi. Più altri 64. Cosa? Non mi vuol più fare il trade? Oh. No. Vabbè, c'è questo qua praticamente che per carbone mi dà smeraldi. Molto più semplice. Quindi siamo a 19 smeraldi. Forse ce la faccio già, eh. No, voglio quello che... non quello da 8, perché ce n'è uno che per 7 me ne dava. Ok, eccolo qua, eccolo qua. Questo è quello più cheap. Quanti ne ho presi? 2. Ce li abbiamo tutti in teoria. Mi pare di averne già messo uno. No, 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 fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Li abbiamo tutti in teoria. Se no me ne manca solo uno ed è easy. Ed è easy. Bravi, guarda che continuano a figliare. Non so cosa gli è preso ai villagers. Mi stanno cacciando 100 villagers al secondo. Ottimo, le porte, ragazzi. Ricordatevi, se da grandi non riuscite ad avere un bambino, ragazzi, tappezzate di porte la vostra casa. E quello è il problema. Sarete fertili come prima. Più di prima. Ok, ok, dai, voglio vedere se ci riesco, dai. Mamma, io sono emozionato, mi ando a piangere. Con tutto il tempo che ci ho messo qui. Con tutto il tempo che ci ho messo. Sì, sono 2. Sono 2. 1 e una 2. Oh! Oh, oh, oh! Oh, no, però sono scemo, non volevo. Vabbè, che tanto se muoio posso recuperare. Ho quasi tutto alla fine. Ho l'arco, ho un bel po' di frecce. Non ho vita. No, cioè, ho un po' di carne. Potrei farmi del pane, dimmi. Ai, oh! No, 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 così non va però, figlio di trota. Figlio di trota, no, così. Andiamo in basso, andiamo in basso. Allora, crafting table. Mamma mia. Non dovevo entrare, non volevo entrare, ma ci siamo ormai. Pam. Bene, 20 di pane. Ah, non c'hanno le gabbie nella 1. È easissimo. Non c'hanno le gabbie. No, ragazzi. Sì. Non c'hanno le gabbie. Non ci sono le gabbie nella 1.7. Quanto più facile è questa cosa? Stammi lontano. Mi dispiace per 3 Dragon Steady Day. No! Porco schitto. State buoni. Ok, mi sono fatto anche degli Iron Boots, dato che c'ero. Via un altro. Non devo sbagliare mira. Bene. 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 Due in un colpo. Rosica dragone. Ci siamo. Non ha più torri. Sì. Sì. Tra l'altro qua nella 1.7 posso difendermi così. Che ricordi. Il simbolo di pace universale. Drago, dai, suicidati, ti prego, muori tu. Drago, fammi il piacere, se mi vuoi bene. Mamma mia, guarda come si fa desiderare, sto bestio.
Ci metterò altre 4 ore. Cioè, ci metterò lo stesso. Eccolo qua che sta scendendo. Oh, gli ha fatto male. Gli ha fatto... Dai, sì. Non venite qua. Tanto non c'hai le torri. Non puoi. Eccolo che torna. Barabim barabem. Ha pochissima vita, dai. 11 frecce. Spam. 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 Sì. Ragazzi, tra spada e arco ce l'ho fatta. Ci ho impiegato un bordello. Ma buono. Buonissimo, buonissimo. Oh, ah, ragazzi, ho vinto Minecraft dallo spawn, non muovendomi di un centimetro dal chunk dello spawn. Ma vi rendete conto? È stato un calvario con quei cavolo di villagers e la caverna che ho fatto almeno 80 via vai. Oh, saranno tipo 7 ore di registrazione. Bene, che bello. Ora vado a dormire. Ok, vediamo che succede se mi butto. Boom. Ah, non sarà stata una speedrun, sarà stata una long run. Ma è possibile, su quel seed è possibile vincere Minecraft. Questo è l'importante. Vincere Minecraft senza spostarsi. Volete provarci anche voi? Non ve lo consiglio. Non ve lo consiglio veramente. Per la vostra sanità mentale. Però è possibile, solo che dovete anche essere molto fortunati. Perché io pensavo di farci 5 video e poi unirli tutti, ma sono riuscito in uno perché ho avuto fortuna con i villagers. È molto a random anche i trade che ti danno, e da lì devi avere un po' fortuna per farti gli smeraldi o farti farm magari più potenti della mia. Io ne avevo una così così. Vabbè. Che bello, ecco dove spawno. Niente, non c'è verso di vincere. Ho perso tutto, ma ho vinto. Ah, ok, sono tornato qui sopra, meno male. Ok, dai, sarà... Mi dispiace un po' dire addio a questo mondo, ormai era diventato di casa. Però dai, ce l'abbiamo fatta ed è questo l'importante. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel like per questa impresa. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a prossimi episodi di Minecraft. Non come questo, sicuramente non come questo, ma magari diversi e anche più belli. Ciao ragazzi!